Per ricostruire gli edifici danneggiati dal sisma nel cimitero monumentale dell'Aquila ci servono risorse aggiuntive per ben 5,4 milioni di euro, sia per i lavori sia per spostare in container oltre 3.000 salme, un'operazione terribile e complicata perché c'è la difficoltà in molti casi anche di rintracciare i parenti dei defunti per valutare la possibilità di effettuare la cremazione e il trasferimento in ossario, al fine anche di rendere meno oneroso l'intervento. Difficoltà illustrate in conferenza stampa dal sindaco Massimo Cialente, che ha avvocato a sé le deleghe ai cimiteri, dopo aver dato il ben servito all'assessore Maurizio Capri. Noi abbiamo solo parte della cifra, ma soprattutto nessuno mai si è preoccupato di dare i soldi per fare l'operazione terribile. Ci sono da spostare oltre 3.000 salme. Adesso faremo una proposta, che è quella, stiamo facendo un lavoro molto importante, ma che comunque richiederà soldi, faremo una gara per la quale, avvertendo le famiglie senza polizia mortuaria, dei regolamenti di polizia mortuaria, alla presenza dell'ASL, procederemo a questo punto a prendere queste salme che per quelle che sono sepolte da oltre 40 anni verificheremo la possibilità di mettere in cassettina come ossa, dopodiché a seconda di quello che decideranno i familiari o li metteremo momentaneamente in un container dove verranno accolti per poi essere riportati in un colombaio lì dove vi erano i loculi perenni, oppure se i familiari dovessero decidere per la cremazione o ancora dovessero decidere per portarli all'ossario, dipenderà da loro.